Ridurre i costi energetici sostenuti ogni anno, essere più ecocompatibile, mantenere il valore di mercato del proprio immobile, tra i risultati che si possono ottenere grazie agli ecobonus, incentivi che sono stati illustrati a Sondrio presso la sede della Cassa Edile durante il convegno organizzato da Ancel Eco Sondrio e EVV Impianti, società del gruppo ACS Agam, in collaborazione con gli ordini professionali della filiera casa. Facendo recupero della facciata, evidentemente si faranno anche delle opere interne di sistemazione, gli scarichi, pavimentazioni, si rifaranno i servizi, i bagni, eccetera. Quindi tutto fa, come si può dire, fa lavoro. Dobbiamo unirla agli altri incentivi che ci sono, sia del sisma bonus che sul discorso energetico, che dà delle ulteriori possibilità di lavoro per le aziende e di restauro per fabbricati esistenti. Il bonus facciati è un nuovo incentivo che è stato introdotto quest'anno dall'ultima legge di bilancio. Per il momento dura solamente per il 2020. Si tratta di una detrazione d'imposta, cioè di un'agevolazione fiscale che finanzia fino al 90% delle spese sostenute per il rifacimento proprio delle facciate di tutte le tipologie degli edifici. È possibile combinarla anche con interventi più pesanti, cioè quelli sotto il profilo energetico, quindi non rifare solo la facciata e le parti ornamentali, ma anche l'intonaco, però bisogna raggiungere determinati requisiti termici. Nell'occasione è stata presentata la convenzione Valore Casa Più per realizzare interventi di efficientamento dei condomini. EVV Impianti si presenta come main contractor per quanto riguarda tutta la parte di riqualificazione sia della parte edile sia della parte impiantistico-tecnologica degli impianti, in modo da poter entrare nel mondo dell'ecobonus, quindi delle detrazioni fiscali del 70%/75%, con da parte di EVV Impianti la cessione del credito, quindi l'acquisto del credito fiscale a cui hanno diritto i vari condomini.